anni 70 parliamo di una cosa che io ancora mi reputo notevolmente fortunato ancora ad averla, perché di fatto sarebbe un giocattolo. Stranamente questo giocattolo che mi è stato regalato penso quando avevo 10 anni, perché era per bambini di 10 anni, c'è scritto qua, stranamente è arrivato ancora oggi. Manca qualche pezzo, purtroppo qualcuno lo devo riparare, ed è una cosa bellissima. Era un giocattolo inventato apposta per insegnare l'elettronica ai bambini. A me 10 anni mi è stato regalato, forse anche 9 anni, non mi ricordo bene. Mio fratello che me l'ha regalato ha detto che avevo 9 anni. Bene, adesso andiamo a parlare un pochino di questo qua, del sistema Lectron 2000. Questa è la versione fatta in Italia dalla Inelco, e in realtà questo progetto era della Braun. La cosa bella è che il design di questo oggetto, che vedremo un po' meglio adesso che metterò sotto il braccio lo smartphone, così lo andremo a riprendere da sopra, è stato fatto da un grande architetto che metto in sovraimpressione perché non mi ricordo il nome. Adesso lo metto in sovraimpressione, il nome dell'architetto e alcune cose che ha fatto per la Braun. E questo oggetto, insieme ad altre cose fatte appunto da questo architetto, sono anche conservate ed esposte al Museo d'Arte Moderna di New York, proprio perché sono un caposaldo del design del Novecento. Eccoci qua. Tac. Vediamo un po'. Piazziamo con precisione. Eccolo qui. Cos'è l'elettronica? 52 giochi sperimentali dal circuito elettrico elementare ai primi elementi di tecnica dei computer. Lectron Sistema 2000 per i giovani dai 10 anni, oppure per i genitori che desiderano ampliare ulteriormente le loro cognizioni. Abbiamo detto che questa è la versione italiana, costruita da Inelco, ma il sistema Lectron era di fatto della Braun, oppure è stato acquisito da Braun. È un sistema che è nato praticamente alla fine degli anni 60 per opera di un tecnico di cui non ricordo il nome, ma in questo momento ve lo metto in sovraimpressione. Eccolo qua. Bene, questo genio praticamente escogitò questa che è veramente una genialata. Un giocattolo per spiegare l'elettronica. Praticamente con un giocattolo lui insegnava, e devo dire insegnava in maniera egregia, l'elettronica fino a livelli abbastanza complicati. Praticamente fece suo il vecchio detto degli antichi romani, ludendo docere, ovvero giocando si insegna. E come praticamente dice dal circuito elettrico elementare, primi elementi di tecnica del computer, si parte proprio dagli esempi più semplici, con dei disegni in questo libro fantastici. Qui per esempio vediamo che c'è una pompa con questi che sembrano pulcini rossi. La pompa sta per la batteria e i pulcini praticamente che camminano sono gli elettroni. Giustamente parliamo di elettronica e quindi parliamo di elettroni. E qui è ancora una cosa stupenda di questo disegno, dove c'è il generatore, che appunto è la pompa che pompa gli elettroni, che passano dentro una lampadina che si accende, possono passare fino alla terra e ritornare poi al generatore perché c'è il ponte levatoio, che sarebbe niente poco di meno che l'interruttore, ovvero in questo caso un pulsante, ma comunque l'interruttore. Guardate che cosa fantastica. Qui purtroppo è rovinato e lo dovrò mettere a posto. Del resto è già veramente un miracolo che sia ancora in funzione, cioè sia quasi sano. Ecco che dovrò metterci una pila da 9 volt, l'opportuno morsetto per le pile da 9 volt. E la cosa che bisogna ricordarsi è che praticamente qui praticamente ci dovrà stare il meno e la massa il più. La massa è il più perché praticamente mettiamo da parte il, guardate che librone, guardate che cosa fantastica, cioè è veramente fantastico. Io spero di avere il tempo, la possibilità di fare ripetere tutte le lezioni che stanno qui sopra e metterle in rete. Non so se poi alla Brown si incavoleranno di questo, ma questo comunque, questo coso, vi dico che è un oggetto di culto.
ho già detto nell'introduzione che addirittura è conservato al Museo d'Arte Moderna di New York. Allora, la genialata, qui manca un altro pezzettino, ah, vedi che scappano fuori dei pezzetti. La genialata di questo oggetto è che si faceva uso di questa di questo lamierino che è rovinato, io lo dovrei adesso provare a lucidare, e i componenti hanno tutti le calamite. Questo costituirà la massa, dove abbiamo già detto che c'è il positivo, e si fanno i circuiti. Mettiamo il caso che questo, quando sarà nuovamente funzionante, è la batteria. Poi ci mettiamo che so una lampadina, manca la lampadina, ma troveremo anche la lampadina perché ce l'ho qui in laboratorio, e ci si mette il ritorno a terra. Oppure ci si mette, come nel disegno che abbiamo visto poco fa, l'interruttore. Questo è praticamente né più né meno che questo, che questo schema qua che abbiamo appena visto, ve lo richiamo, eccolo qua. Guardate, io vi invito ad andare in giro un po' in rete e studiarlo un po' questo sistema, troverete non tantissime notizie, vi dico la sincera verità, non ne troverete tante, perché internet non sempre riporta, non sempre ritorna indietro nel tempo con la tecnologia, e non troverete, mi sembra, quasi nulla in italiano, però qualcosa si trova. Recentemente, parlo di, ma anche di svariati anni fa, Bansi, l'inventore di Arduino, ne parlò in uno dei suoi video. Troverete anche lui che ne parla di questo oggetto, perché infatti lui lo ha considerato come l'antenato di Arduino. In un certo qual modo lui ha ragione, in effetti. Bene, io qui chiudo, metto a posto tutte le cose. Adesso, anzi, io mi metto pure a cercare i vari pezzettini per cercare di rimetterlo in piedi. Dopodiché farò dei video con un po' di esperimenti. Cercherò anche di sistemare questa qui, adesso vedo. Questo sono circa 30 anni che è chiuso in un cassetto, Guardate che roba. Qua, 30 anni. Anche 40. 40 tutti, sì. Ok. Per il momento la chiudiamo qui. Arrivederci.